City Report. Questa è la restante che troviamo qui, c'è anche una persiana. Ci sono dei sacchetti abbandonati qui. Dovrebbero essere dei pezzi di moto alcuni, perché c'era un motorino tempo fa. Materassi invece. Ah, allora è stato rimosso. Questi sono materassi, pupazzi. L'allagamento parte da questi. Dai manicotti che sono stati tutti aperti. Ma scusami, adesso faccio un esperimento dei soliti, ma c'è l'acqua qua dentro? Sì. E non l'hanno chiusa. Ecco. Come sta dicendo giustamente Omar Praticò, consigliere di questo municipio, il 6. Allagamenti? L'acqua chi la paga? La pagherà il proprietario di questa struttura, si spera. Beh, proseguiamo. Come vedete questi sono tutti garage. Occhio e croce Omar, ma sembra che siano tutti chiusi però, eh. Sì, alcuni li troveremo diversi perché sono stati aperti in modo ovviamente... Forse questo qui. Ah, questi sono i primi che troviamo. Sono ubicati. Tagliati, sì. Queste sono serratine tagliate. Quindi tendenzialmente si potrebbero aprire. No, però rimangono bloccati. Ok, qua c'è una sedia. Oh, qua c'è una sedia. Magari c'è qualcuno che ci sta aspettando. Così ci spiega perché viene qui. A parte che questa sedia qua mi sembra quella di un bar qui vicino, eh? Sì. Di un giardino di un bar qua vicino. L'avranno sottratta. Beh, se la riconoscete nel video non venite a prendere per far schifo, ormai è tutta rotta. Ma proseguiamo qui, dove vediamo che gli squarci sulle saracinesche sono mica da poco, eh? Eh sì, da questi squarci loro all'interno controllano quello che potevano sottrarre, portare via. Occhio alla testa. Fatemi vedere se is open. No, bloccata anche questa. Però comunque sono stati squarciati. Quindi in questi casi, come vi abbiamo già detto, di via Gola, via Quarti, che casualmente sono anche quartieriale, ma è un caso, questi tagli che vengono dalle saracinesche normalmente sono utilizzati per nascondere sostanze che non si vogliono tenere a casa. Perché Omar, come tu ben sai, giustamente, se la polizia viene a casa tua e la sostanza non la trova a casa tua, quindi c'hanno tutti i garage pieni. Ecco, qui invece cominciamo a vederli aperti. Questo è un bauletto. Qualcuno se lo piange, mi sa. C'è un bauletto. Sicuramente asportato. Non c'è la corrente, immagino, vero? No, la corrente è stata tolta. Ok. Sì, ho visto. Vabbè, insomma, vi facciamo vedere un paio di... Segui me tu. Guardiamo un paio di questi garage che comunque... Guardate questo. Per notino direi proprio di sì. Guardate qui. Qui è stato acceso anche una focaglia, Poi c'è un armadietto. Cosa troviamo di bello in questo armadietto? Lampadine. No, beh, dai. Constatazioni amichevoli. Ma chi l'ha fatta la constatazione amichevole qua dentro? Cosa ha sbattuto con se stesso? Sti guanti è uno spettacolo per le robe, eh. Vabbè, vediamo se c'è qualcosa scritto. No, sono da compilare. Sono da compilare. E qui troviamo, scusami, vai un po' più là. Troviamo piano. Troviamo pezzi di una macchina. Questo sembra un catalizzatore, quelli famosi che rubano dalle macchine per poi prendersi il rame, eccetera. C'è una scala, altre pannellerie, questa è una stampante. Beh, c'è un bel po' di porcherie qui dentro, c'è anche un altro pezzo di uno scooter, un mini parabrezza di uno scooter e anche una batteria di uno scooter. Quindi facilmente viene da pensare che abbiano smontato dei motorini qui. A parte il principio rosa qui, che speriamo non sia indicatore che una bandina è stata qui. E qua si va a dormire. Qua si saccappellizza? Sì, qua sì. Vai Paolo,
Guardate lo squarcio qui come è grande. Chissà come mai, Paolo, riprendi bene, fai luce. Tullio, questo si può aprire i box, eh? Mi sa? Proviamo. Fa vedere. Sì? No, è bloccato da dentro. Comunque non c'era dentro nessuno. C'è dentro di più, tutto e di più. Però non c'è dentro la persona per ora. E qui ne troviamo uno simile. E anche qua. Ha fatto una camera da letto diventata. Beh, riprenditi sta camera da letto, vi ricordo che siamo in Piazza Negrelli, di Ernesto Rossi. Aspetta che sono piccolini per passare di qua, eh. Allora, secondo me hanno qualche gancetto che mettono dentro, perché visto che la porta bascula, hanno qualche gancetto inserito dentro, ma noi non andiamo a spingere di più perché non ci serve, tanto abbiamo già fatto vedere. Anche perché l'uovo puzza, siamo al buio, e vogliamo evitare che poi ci dicano che siamo violenti e facciamo male a qualcuno, per cui... Comunque questa situazione quanto dura, Omar? Adesso sei al buio, intanto si sente la tua voce. Dai residenti, mi hanno contattato tutti i residenti da anni, molti anni. Molti anni. E tu, il municipio, chiaramente hai avvisato? Io praticamente ho fatto le segnalazioni l'anno scorso. Ho fatto delle segnalazioni insieme ai cittadini, siamo arrivati a un geometra che gestiva la situazione, il quale mi ha raccontato un po', diciamo, delle situazioni che comprendono... Che stiamo anche vedendo, insomma. Che stiamo vedendo, che dovevano rimettere in sesto, ma la problematica di drenare dell'acqua ha portato a dei costi. Il costo anche dell'acqua stessa, il costo dell'energia elettrica, con la 2A, e i relativi problemi, perché qua ci sono circa 10-11 proprietari, mentre il resto dei box, per il fatto, come potete vedere, non è stato venduto. Ma la mia domanda è, allora, non hanno soldi, gli stanno comunque rovinando la proprietà, gliela stanno facendo perdere il valore, ma mettere una sorveglianza, un guardiano, no? In su tutti questo, questi anni, non dico far partire tutto, ma almeno una sorveglianza per garantire soprattutto la loro proprietà, certamente per prima, ma anche i cittadini che sono fuori. Ma da quello che ho saputo, qui è, diciamo, gestito da, adesso anche da un avvocato, mi diceva il geometra, perché c'è di mezzo il tribunale. Ah, ok. E quindi diciamo non è proprio una proprietà del proprietario, ma essendoci un tribunale di mezzo sicuro. Però comunque un'amministrazione anche messa dal tribunale potrebbe provvedere a queste cose. Esatto, perché è da anni che comunque c'è questa situazione. Vabbè, vediamo qui, qui c'è un antipanico. Tenetele aperte però, Che vediamo un attimo, qui c'è merda. Ecco, qua si esce dove eravamo prima. Nell'ammezzato di dove eravamo prima, basta che glielo fai vedere un pezzettino. Vieni Paolo, vieni. Beh, devo dire che nonostante rispetto al solito troviamo una situazione un pelo meglio, soprattutto perché non ci sta saltando la gente addosso, devo dire che qui la notte non deve essere un bel vivere. Questo è il famoso motorino che parlavo prima. Un booster. È stato spostato. Un booster. D'altra parte. Sì. Qua c'è merda, attenzione dove andate a schiacciare. Va bene, ce ne andiamo perché c'è veramente una puzza croce e non abbiamo fatto la mascherina. Beh, possiamo aprire qua, guarda, dallo specchio puoi passare, che è una bella immagine. Fammi luce qui però. Sono le scarpe? Queste scarpe non sono vecchie, Sì. Ci hanno fatto qualche fuoco. Qua no, c'è una puzza di acre, di bruciato. Bene. Io mi meraviglio, no? In un periodo in cui si sta dicendo le problematiche dell'ambiente eccetera, qui si perde acqua, si fanno fuochi che comunque lasciano dei residui volatili che sono inquinanti e non interviene un piffero di nessuno, per essere gentili. Qua la problematica è anche la sicurezza che transita all'esterno e anche del parco comunale, che abbiamo visto che è raggiungibile. Esatto.
Esatto, potrebbe venire giù un bambino. Ecco, per esempio, Omar, adesso facciamo un discorso. Che il privato in questo momento sia sotto il tribunale, però il comune, come hai detto tu, quel muretto lì lo dovrebbe sistemare, ma soprattutto anche alzare per dividere le due cose, visto quello che sta succedendo anche qua dentro. Dovrebbe chiudere l'accesso, non è abusivo, perché quello è l'accesso abusivo, perché entri da un muro spaccato. Il problema è anche che è un accesso troppo alla mano, alla portata dei bambini, perché comunque quel parco lì è un attimo che ti sfugge un bambino, viene qua giù non sappiamo chi c'è, qua giù non sappiamo quello che può succedere a un bambino, figuriamoci un adulto alla fermata del la signora, magari la sera può essere tirata dentro, perché come avete visto non c'è neanche il vetro. Una signora passa, gli danno una spinta, la buttano dentro, chi la viene a recuperare lì dentro? Nessuno. Quindi non è che adesso, oggi voglio fare un po' di discorso perché è la prima puntata, voglio spiegare un po' il senso della ragione che vogliamo avere. Cioè, noi in realtà questo lavoro che stiamo facendo, tutta la mappatura che ho fatto in questi 7 anni insieme ai ragazzi, cioè non è stata fatta per denigrare una parte o l'altra, ma per dirgli, quando i cittadini vi chiamano e vi dicono qualcosa, voi dite mandateci le immagini, mandateci i filmati, noi non sapevamo nulla. Adesso, bene o male, abbiamo mappato praticamente tutta Milano. Poi c'è Omar, ci sono altri consiglieri di vari partiti che qualche cosa, insomma, lui soprattutto in questa zona, voglio dire, è un'istituzione. Ma anche altri consiglieri in altre zone, cioè, gli stanno puntando il dito, dicendogli, ma voi aspettate le foto dei cittadini, ma ci sono già i filmati, è già stata fatta la mappatura, ci sono dei nostri consiglieri, sia comunali, eccetera, anche qualche regionale, intanto siamo riusciti a farlo scendere dal pirellone e venire in questi posti, perché non intervenite? E la grande domanda rimane sempre quella, cioè dopo che tutti sanno, possibile che non si riesca a fissare un punto? Se tu vai in un tribunale, normalmente hai delle tempistiche, entro 60 giorni, 90 giorni, vedo che nei municipi, tempistiche, non esistono. Non esistono, e questa situazione mi è stata portata, come ripeto, dai cittadini e da un comitato che qui è presente nel momento in cui sono stato eletto a ottobre dell'anno scorso, perché una cittadina che mi aveva avvisato, perché su prima c'era una porta, fu rotta a causa di una forzatura, poi è stata bruciata e quindi comunque i pompieri hanno dovuto distruggere, aprirla. E ti fermo un attimo, allora i pompieri intervengono, c'è una bruciatura, c'è una proprietà aperta, si muove qualcosa, cioè qua, c'è un rapporto, si sa che cosa è successo. Esatto, anche lì... però io su questo ovviamente non ho nulla, perché io vengo a scoprire tutto molto dopo. No, ma non parlavo di te, ma giustamente voglio dire, il mattinale che fa la questura, la polizia, tu lo sai meglio di me, al mattino ci ha segnato tutti gli interventi, cosa è successo nelle varie zone. Ci sarà una verbalizzazione di quello che è successo. Perché gli interventi escono fuori gli equipaggi, quindi lo sapevano dal giorno che è successa sta cosa, poi sono intervenuti anche loro. Ma che cosa bisogna aspettare per sistemare queste proprietà qua? O c'è di mezzo, come pensiamo molti di noi, qualche speculazione futura in corso e quindi più l'aria cade di prezzo, è più è fattibile che magari cambi la destinazione d'uso, eccetera. Attenzione, perché è successo già diverse volte, le aree e le gresti insegnano. Da qui, attraverso delle uscite di sicurezza che sono bloccate da vari attrezzi, si arriva di nuovo al parchetto dei bambini, dove avete visto che in pieno pomeriggio di giorno c'è già gente che dorme. Fai anche un'immagine da qui, tanto si capisce che è il parco. Mezzo metro d'acqua anche qui. Il
Il motorino era qua, quel motorino che abbiamo visto, il famoso booster. In fondo, quello mimetico. Sì, sì, mimetico stile militare, era lì, proprio in quell'angolo lì. Per quello, quando ho visto questi sacchi, la mia paura è stata sicuramente lanciata. C'è da dire anche che io, che ho un po' di esperienza su questi accampamenti e strutture qui, di solito quando insacchettano materassi e cuscini è perché li riutilizzano? Eh sì. Quando quindi... Vittorio ce l'ha aperto, a box aperto. E nel vero senso della parola, nessuno può dire che non è così. Qui sotto abbiamo già visto. Sotto si va giù al piano sottostante, ma purtroppo pare che stia venendo. No, è qui, anche qui c'è una bella cueca. Esatto, proprio quello stavo per dire, sicuramente... Guarda Paolo, sai cosa possiamo fare? Guarda, abbiamo trovato l'acqua anche qui. Se quello in fondo è un canotto, la nostra prima puntata della nuova serie la possiamo chiamare la Venezia Box a Milano. Perché era veramente un piccolo. Poi questa sta qui, porta in sé, porta manore, porta... Questa è una rimanenza dei tubi che sono stati utilizzati, che partivano da quelle grate che erano state sopra alzate, le grate dietro il muretto rotto, per intenderci. Questi tubi conducevano fino allo scarico fognario. Che è quello là che dove esatto, c'è... Esatto, che è stato, sono stati utilizzati per dragare le acque sottostanti nel box. E tanto per chiudere questo capitolo, cosa vi dobbiamo aggiungere? Da qui si vede benissimo. Si arriva direttamente dentro questo parco giochi per i bambini, perché un muretto quanto costerà? Pochi soldi. Penso che non c'è bisogno del PNRR per sala per sistemare questo muretto e separerebbe benissimo i bambini da questa struttura. Poi questa struttura va chiaramente sistemata, non è che si possono lasciare le cose così. Per oggi da Piazza Negrelli, via Enrico Rossi, i box, Omar Praticò, Hermes, Tullio Trapasso, Paolo Ruscone alla camera e andiamo avanti perché qui quante ce ne sono. City Report. City Report.